Rosa Maria Giordano ha tenuto una splendida produzione sul libro di Anna Maria Basso, Il fragore del ricordo, edito da Don Bonfirraro. Segue spesso, come in qualità di critica letteraria, questo testo. Lei lo ama profondamente, questo libro? Sì, l'ho amato profondamente, innanzitutto perché è ambientato nella città di Potenza. Sembra strano, ma un libro che sviluppa una storia generazionale nella mia città mi ha particolarmente catturata e interessata. Ma non solo questo, è un libro che ti fa fermare, ti fa pensare, ti fa rielaborare, ti fa ricreare, ti fa vivere. È un libro che ci presenta un'evoluzione nel tempo dei pensieri, dei costumi, di usi e di consuetudini. È un libro che ci porta dagli anni 50 ai nostri anni contemporanei, facendo un excursus, ma non solo nella nostra città, nella nostra Basilicata, che diventano forse un po' l'ombelico di tutto il mondo che ruota in questo libro. Anna Maria Basso ha voluto, attraverso tre generazioni di donne coriacee, ha voluto raccontare anche, se vogliamo, il Novecento e quest'epoca appunto contemporanea che stiamo vivendo nelle sue contraddizioni. Ecco, che cosa si dipana di più secondo lei in questo testo? Allora, intanto un'evoluzione dei costumi e un'evoluzione del pensiero. Soprattutto arriviamo a una comprensione di diritti civili, di parità di genere, ma soprattutto a un'autonomia di scelte e di pensieri fatte in maniera costruttiva. Entrambe, sia lei appunto che Anna Maria Basso, avete diretto scuole da dirigente scolastica. Avete lasciato un segno. Lei quale segno pensa particolarmente di aver lasciato nelle generazioni che si sono avvicendate? Lei parla molto spesso di storia, per esempio. Io mi auguro di avere, per quanto riguarda la storia, inculcato la passione per la storia. Il ricordo che cos'è? È la nostra storia, è il passato che ci fa comprendere la vita presente, ci fa progettare il futuro. Il fragore del ricordo altri non è che la storia. Appassionarsi alla storia significa amare il tutto. Perché? Perché la storia è la più peculiare di tutte le discipline. La trovi in tutte le discipline. In tutte le, diciamo, le discipline, ma è l'aspetto letterario appunto che Anna Maria Basso ha sottolineato con questo verso in epigrafe di Eliot: e alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta. Ecco, ricordare come ridare al cuore. Dunque, ritornare al punto di partenza e ritornare all'origine di se stessa, alla propria volontà, ai propri entusiasmi e soprattutto alle progettazioni che non possono mai finire, mai in nessun tempo della nostra esistenza. Cinema e letteratura lucana, insomma, ha assolto al massimo questa serata voluta qui dal Cineclub De Sica e con la solidarietà insieme all'Airo. Abbiamo dato un segno particolare questa sera. Guardi, nella nostra terra il cinema è essenziale. Hanno utilizzato moltissimo la nostra terra nella filmografia. Io mi ricordo di avere visto Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, girato interamente in Basilicata e non solo. Io sono vissuta da piccola a Matera, io giocavo nei sassi, io correvo nei sassi di Matera. Io porto ancora nel cuore questa città, anche se sono vissuta a Potenza. Però l'ho rivista splendida, ma splendida in tanta filmografia e non solo. Io non mi posso dimenticare
il Gian Maria Volonté del Cristo si è fermata a Eboli è stato qualcosa di grande, ma soprattutto per me è stato grande scoprire attraverso la cinematografia che ci riguardava l'amore veramente per la mia terra.